Appennino bolognese. Duccio Berzi, presidente dell'associazione Canis Lupus Italia, ha ricevuto una segnalazione da un escursionista ed è diretto ad un vecchio casolare abbandonato, immerso nel bosco. A 50 km di distanza, la studentessa di veterinaria Carmela Musto è al lavoro all'Università di Bologna. Da diversi mesi sta studiando una coppia di lupi che ha chiamato Desdemona e Otello e ai quali si è molto affezionata. Pronto? Ciao Carmela. Ciao Duccio. Ho trovato un lupo morto. Credo sia uno dei tuoi. Ma ha il mantello nero? No, è un lupo grigio, un maschio. Se puoi cerca di venire qua al più presto. Carmela teme che possa trattarsi del suo amato Otello. Alcuni mesi dopo, Carmela incontra il naturalista Giuseppe Festa. L'ultima volta che si erano visti, gli aveva raccontato dei suoi studi su Desdemona e Otello e di come, grazie all'uso delle videotrappole, avesse imparato a conoscere questa affiatata coppia di lupi. Lei, una femmina ibrida dal manto nero. Lui, un possente maschio dal pelo grigio. Carmela, durante la sua ricerca, è riuscita addirittura a riprendere i due lupi mentre catturavano un daino. Un evento mai filmato prima in Italia. Inoltre, si è emozionata nell'osservare Otello prendersi cura di Desdemona mentre questa non poteva cacciare a causa di una brutta frattura alla zampa fino alla sua completa guarigione. Ho sentito che la storia di Desdemona e Otello non è finita bene. Purtroppo. Vieni che ti faccio vedere. Con Duccio l'abbiamo ritrovato proprio qua, in questo punto, e l'ho riconosciuto subito, era proprio lui, era Otello ed era appena morto. Sempre più frequentemente ci capita di trovare dei lupi che in momenti di difficoltà vanno a rifugiarsi vicino a delle abitazioni, come nel caso di Otello, appunto, che è venuto a morire qui in questa vecchia struttura, o il caso di un altro lupo che qualche anno fa era avvelenato e è andato a rifugiarsi dentro una stalla vicino a delle abitazioni. Ma come è morto Otello? Giuseppe si reca alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna, dove incontra il professor De Logu, che ha effettuato la necroscopia di Otello, scoprendo che è stato ucciso da altri lupi. Abbiamo conservato le ossa di Otello, il suo scheletro. Ci racconta un sacco di cose degli ultimi suoi momenti e della sua vita in generale. I suoi incisivi consumati, rosicchiava dalle ossa la carne, era diventato davvero anziano. La sua bocca, come vedi, manca di un canino, di uno dei suoi denti più importanti, e l'ha spezzato durante il combattimento. Poi ancora, se guardiamo nelle sue vertebre, nelle sue ossa del collo, scopriamo come i lupi l'hanno ucciso. Morsi alla base della nuca, morsi ai lati del collo. I lupi non uccidono le prede in questo modo, i lupi uccidono i lupi in questo modo. Otello era un lupo estremamente anziano. Non si sa quanto vive un lupo in natura. Chi studia lupi pensa che vivano 5-6 anni. Dalla sezione di uno dei suoi denti si è visto che Otello era morto a 13 anni di età. Quindi è straordinario come un individuo come lui abbia potuto chiudere un ciclo di vita immenso all'interno di quell'ambiente, generando cuccioli e quant'altro, fino ad arrivare a spegnersi nel modo in cui forse ogni lupo vorrebbe spegnersi. Quando ci siamo resi conto che Otello era morto, ucciso da altri lupi, la domanda per noi è stata: Desdemona ha fatto la stessa fine? Ho iniziato a cercarla in tutti i modi e quindi ho mandato mail con la foto segnaletica di Desdemona a tutti i ragazzi che fanno monitoraggio del lupo nelle zone di confine di questa riserva. Purtroppo nessuno la stava riprendendo e io ho pensato veramente che lei avesse fatto la stessa fine. La bella notizia è che dopo 20 giorni l'ho ritrovata. Oh. E lei è inconfondibile. Stava benissimo e si era integrata all'interno di un nuovo branco composto da un lupo grigio, un maschio,
e due lupi neri, un maschio e una femmina. Il nuovo branco di Desdemona si è sicuramente riprodotto perché sentivamo i cuccioli. Non riuscivamo a riprenderli perché qualcuno sistematicamente rubava tutte le videotrappole. E allora abbiamo messo una videotrappola per incastrare il ladro. E ce l'avete fatta? Sì, sì. E infatti, dopo qualche giorno, il ladro colpisce ancora. Non si accorge però della seconda videotrappola nascosta, che consentirà alle autorità di individuarlo. Scoperto il colpevole dei furti, Carmela può ritornare alle sue ricerche sul campo. Dopo l'uccisione di Otello, ho iniziato a riprendere due lupi nell'area proprio di Otello e Desdemona. E avevano atteggiamenti da padroni di casa, perché marcavano il territorio. E come li hai chiamati? La femmina l'ho chiamata Quattro Calzini perché ha questi quattro calzini bianchi, e il maschio invece l'ho chiamato Byron. La loro presenza nei territori di Otello e Desdemona mi ha fatto capire che erano stati loro a impossessarsi del territorio, chiaramente uccidendo il padrone di casa. All'inizio ho fatto il grave errore di umanizzare questa cosa, e all'inizio io li odiavo, questi due lupi. In natura, quando un lupo uccide un altro lupo è perché deve sostituirlo, ma non c'è crudeltà in questo. L'animale che è diventato anziano, quell'individuo che ha usato quel territorio per anni, che adesso ha perso un po' il dominio, non ha più la capacità di predare animali grandi, vive di carcasse, vive di altro, non è più efficiente, così efficiente. La natura ha previsto che il lupo sia forte, estremamente forte. Tutto l'ecosistema si basa su questa forza. Quella forza che il lupo nuovo esprimerà gli permetterà di uccidere il cervo adulto, di limitarne la popolazione, di selezionare quindi le piante che cresceranno, e tutto l'ambiente in cui il lupo vive rimarrà esattamente la casa del lupo. In realtà poi mi sono appassionata tantissimo a Byron e Quattro Calzini, ce l'hanno fatto quello che la natura gli dice di fare. E Otello, per essere il leader di questa zona, di sicuro ha fatto altrettanto con altri lupi. Col tempo, vedendoli camminare, fare le stesse cose che facevano Otello e Desdemona, riprodursi, conoscendoli, Byron e Quattro Calzini mi hanno trasmesso veramente la forza della vita. La vita vince su tutto. Ma Otello sarà sempre nel mio cuore.